Ciao a tutti ragazzi, altra partitozza Modern Combat 5 e oggi volevo farmi un'altra partita con il geniere, ma volevo cambiare la torretta, visto che ho sbloccato la torretta di livello 3. Allora, abbiamo visto ragazzi che la prima torretta sono delle mini torrette che tra l'altro sono molto efficaci, perché sono, essendo molto piccole e in basso, a volte facciamo fatica a vederle e quindi riesce ad ammazzare molto il nemico. Io adesso ho provato già, ho fatto già due o tre partite e ho già provato la torretta di livello 3, però a quanto pare sembra che sia meno efficace della prima, perché essendo una torretta veramente molto grande e non molto più potente, perché se avesse almeno molta più potenza di fuoco, allora dici ok, la vedo da lontano, la sparano, però anche lei, essendo molto, magari essendo molto potente, poteva magari riuscire ad ammazzare il nemico prima che riuscisse a distruggere la nostra torretta. Questa qui è una torretta che secondo me è molto simile, se non uguale, a quelle classiche che possiamo utilizzare con qualsiasi classe facendo serie di uccisioni. Allora, quella di livello 2 che ho fatto l'altra volta è una torretta stordente che secondo me va a stordire leggermente il nostro nemico, rallentando anche la sua corsa, e quindi riusciamo a sparargli contro per cercare di ammazzarlo prima possibile. L'ho provata anche questa, ho fatto anche un video un mesetto fa circa e non mi è piaciuta tanto, preferisco la prima. Allora, con questa, la terza, ci ho fatto due o tre partite. A primo avviso vi dico, preferisco ancora quella di livello 1 al momento. Comunque, andiamo a farci una partitozza. Vediamo se possiamo potenziarla, tra l'altro no, ancora no. Andiamo a farci una partitozza e vorrei fare una partita tutti contro tutti. E vediamo come si comporta in campo. Allora, multigiocatore. Facciamo una partita tutti contro tutti. E vediamo come si comporta questa nuova torretta. Adesso vediamo. Mi sembra che ne riesco a mettere due. Non vorrei sbagliarmi. No, mi sembra una sola. Soltanto che ci rimane la carica per riuscire a metterne un'altra, se abbiamo abbastanza punteggio, se per caso ce la distruggono subito, prima che riusciamo a morire, magari riusciamo a metterne su un'altra se ci viene distrutta. Comunque, bando le ciance, la partita è cominciata da poco. Ci sono 9 uccisioni al primo posto. Andiamo a piazzare subito una torretta, vediamo dove metterla. Allora, abbiamo 50 unità, quindi ecco che ce n'è una, deve essere uguale alla mia, vedete, si riesce a distruggere facilmente. Adesso non so se era, era il geniere dietro di me, praticamente la mia stessa classe e la mia stessa torretta di livello 3. Avete visto un po' di rallentamenti che ha il telefono nel giocare. Speriamo che con il nuovo iPhone 7 Plus, non vedo l'ora che mi arrivi, e viaggerà tutto molto più velocemente, senza lag. Speriamo che non sia il gioco, che sia il telefono, che così magari lo vediamo bello fluido. Tra l'altro ragazzi, ho fatto il preordine, e tra l'altro mi sono alzato alle 7 del mattino ragazzi, lo so, sembrerò un po' intrippato, mi sono alzato alle 7 del mattino il 9 settembre. Sapete che ci sono stati i preordini per lo smartphone. Mi sono alzato alle 7 del mattino perché alle 9 ero già, alle 8 più o meno, 8, 8 e mezza, ero già sul sito dell'Apple che aspettavo che aprissero i preordini. Non so se avete mai fatto un preordine con l'iPhone direttamente dal sito. Praticamente entriamo nella pagina in questione. Allora, piazziamo la torretta intanto che... entriamo nella pagina in questione. E finché non è online la questione, cioè finché non parte il preordine, la pagina è vuota o comunque ti avvisa che c'è, non è ancora disponibile, e bisogna essere molto veloci tra l'altro per acquistarlo. Ecco che ce n'è uno qua, uccisione. Ecco che vediamo se riusciamo a sparare quest'altro, se la torretta fa il suo dovere. Non ha fatto in tempo ad ammazzarlo. E stavo dicendo, praticamente sono rimasto lì incollato a refreshare continuamente la pagina per cercare di aggiudicarmi il telefono, perché come sapete appena sono stati aperti i preordini subito sono andati via un casino. Quest'anno sono stati venduti un casino di iPhone già da subito, molti in preordine, ed è per questo che ci sono stati tantissimi ritardi nei negozi Apple Store per l'acquisto dello smartphone. Comunque io ho preso un iPhone 7 Plus da 256 GB, visto che gli voglio caricare un bel po' di video e un bel po' di giochi dentro. Ho detto, a sto giro mi compro quello più grande che c'è per
ospitare più spazio possibile. 256 comincia a viaggiare veramente bene. Poi tra l'altro ho letto che il nuovo processore è addirittura più potente del mio MacBook Air. Io il mio MacBook Air l'ho preso con processore i7 da 500 giga. Adesso non so se parlano del MacBook Air col processore i5 sinceramente, o con l'i7 che è quello che ho io adesso. E loro parlano che è più veloce del MacBook Air del 2016. Io l'ho comprato nel 2016. Vedremo. L'idea di avere un cellulare più potente del computer è una bella storia, ragazzi. E comunque abbiamo già visto che la nostra torretta è riuscita a fare già qualche uccisione. Vediamo se piazziamone un'altra, visto che abbiamo altra. Dai, spara, piazziamo una mina qui, vediamo se riusciamo a boccheggiarlo questo. Ah, possiamo anche ripararla e potenziarla, un po' come facciamo poi con le micro torrette, quelle piccoline. Uccisione, siamo a 5 uccisioni ragazzi, pochissimi al momento, non sto giocando tanto bene, sto un po' cazzeggiando, a dir la verità, un minuto al termine. Comunque, non disperiamoci, adesso andiamo a piazzare una bella torretta in questa zona, visto che anche qui è ben trafficata come cosa. Piazziamo una bella mina qua in fondo, qui vicino davanti al camion. Ecco che dietro di noi ci stanno sparando un po' dappertutto. Siamo ancora a 5 uccisioni, la nostra torretta non ha ancora fatto altre uccisioni. 39 secondi al termine della partita, piazziamo la torretta qui se riusciamo, vediamo se riusciamo ad ammazzarlo questo. Ecco, questo qui ce l'ha spaccata praticamente in 2 secondi. E a mio avviso al momento, allora vediamo se riusciamo a piazzare 2 torrette. Una la piazziamo qua e vediamo se scompare l'altra. Mettiamo questa, sì, scompare. Quindi la torretta di livello 3 purtroppo ragazzi, possiamo evolverla. E la torretta di livello 3 purtroppo ragazzi ne possiamo mettere soltanto una per volta, e poi come avete visto viene distrutta molto facilmente, quindi a mio parere è bocciata. Poi sicuramente ci sono posti dove piazzarla molto più strategici, come sto facendo io un po' a cacchio dove capita, questo sicuramente, però sta di fatto che essendo una torretta molto grande e non tanto potente, la vedono molto facilmente nel nostro amico nemico e chiaramente ci distruggono subito. Preferisco le micro torrette. Comunque adesso andremo avanti e con le armi e con il geniere nei prossimi giorni continuerò con il geniere per cercare di sbloccare la torretta di livello 4. Adesso andiamo a vedere un attimo di quale si tratta. Poi tra l'altro, allora torniamo indietro, mi sono stato tolto un bel po' di punti con questa partita fatta a cacchio. Andiamo a spacchettare 2 pacchetti battaglia, visto che ne ho vinto uno nella scorsa partita l'altro giorno, più una adesso. Quindi andiamo a spacchettare subito, vediamo di cosa si tratta. Comunque le torrette, come avete visto, vediamo se possiamo potenziarla, no? Abbiamo la prossima torretta di livello 4. Sembra parecchio più potente, avete notato i danni come sono sflashati a manetta qui con il verde e anche la gettata, quindi prenderà molto più lontano, sembra anche più sborona da vedere. E la velocità sarà più lenta, sicuramente avrà dei proiettiloni giganteschi, quindi cercherò più possibile di riuscire a sbloccare questa. Comunque, bando alle ciance, andiamo a vedere un attimo i pacchetti a disposizione, che ne abbiamo 2. Allora, pacchetti battaglia, ne abbiamo 2, andiamo a sbloccarli subito, andiamo ad aprirli, vediamo che cosa ci capita a sto giro. Ok, svegliamo tutto, tutto in una botta, praticamente niente di utile, perché ne ho già abbastanza di questi. Proviamo ad aprirla nuovamente. Ba-bam. Sorpresa, vediamo cosa ci capita. Praticamente solo della gran polvere di diamante e un potenziapezzo per il fucile da cecchino. Ok, buona, abbiamo 52 crediti, vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo se riusciamo ad aprire un pacchetto d'elite. No, perché ce ne vogliono 100 150. Allora facciamo una cosa ragazzi, visto spacchettiamone un altro, paghiamo questi 40 gettoni per sbloccare nuovamente un altro pacchetto e speriamo che ci esca veramente qualcosa di buono, di utile. Praticamente un cazzo.
Allora, potenza fucile a canna corta, questo è per il geniere, che al momento io non ho nessun fucile a canna corta, quindi non possiamo potenziare, a parte che questo l'ho già potenziato al massimo. La prossima arma, che sarà una Mess N, che di danni sarà tra l'altro anche inferiore rispetto a quella che già ho, vedremo. Niente ragazzi, per oggi la finisco qui, farò delle partite nei prossimi giorni per continuare sempre col geniere, voglio continuare un po' col geniere per sbloccare più torrette possibili, soprattutto non vedo l'ora di sbloccare quella di livello 4 per vedere di cosa si tratta. Nel frattempo continuerò le mie partite con quella di livello 1 perché sono molto più avvincenti secondo me rispetto alle altre due torrette sbloccate, e poi speriamo di vincere la prossima arma di livello 2. E niente ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!